Entrate e Collegio del Tesoro. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riduzione della tassa 2011. Firma della Ragioniere Generale, no, in firma originale della Ragioniere Generale e del Direttore Generale. Egregio Presidente, sentiamo il dovere di rappresentare alla signoria Vosma, per il suo tramite e i signori consiglieri comunali, i rischi e le responsabilità connesse all'eventuale approvazione della proposta di riduzione della tassa per l'anno 2011. È opportuno che il Consiglio Comunale sia consapevole che mentre discute di tale punto l'ordine del giorno, presso l'ACL1 SPA il Sindaco sta discutendo il budget di 2011 relativo ai servizi di igiene urbana della città di Caltanissetta. La società Lambito ha comunicato attestarsi ad un costo che supera abbondantemente i 13 milioni di euro e che potrebbe addirittura arrivare a 15 milioni ove si verificassero alcune circostanze negative. Ebbene, a fronte di un costo oggi certificato dall'ATO di 13 milioni di euro, il loro tasso, prima del vostro eventuale intervento per l'anno in corso, ammonta a circa 9 milioni di euro. Resterebbe quindi da coprire con fondi comunali una cifra che oscilla intorno ai 4 milioni di euro. Alla data di nei bilanci in corso di formazione, tale contributo a pareggio ammonta a soli 1,7 milioni, dovendosi accantonare per il rimborso dei debiti pregressi gli ulteriori 2 milioni di euro che lo scorso anno erano stati stanziati per gli obiettivi straordinari. È quindi chiaro che ove l'altro non dovesse drasticamente ridimensionare il proprio budget, sarà necessario effettuare la parità di gettito del tasso 2010 per meno tagli in bilancio dei capitoli di spesa comprimibili per 4 milioni di euro. A ciò che l'organo competente non dovesse deliberare la riduzione della tassa e mentre quest'ultimo eventuale deliberazione in termini proposti che determinerebbe certamente il dissesto del rende. Tanto si rappresenta precisando per il doveroso rispetto delle istituzioni cimone che ove dovesse deliberarsi la riduzione della tassa come organo come all'ordine del giorno saremmo tenuti a segnalare dalla firma del Ragioniere Generale, dottor Flavio Bellano, il Direttore Generale, dottor Luciano Farnaone. Diamo una copia a tutti quanti i miei presenti.
informazione. Thank you.
Se